Nonostante il maltempo che ha fatto inevitabilmente saltare la tradizionale processione del Cristo Risorto, i cortonesi hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza verso un momento dell'anno molto sentito, partecipando in gran numero nella concattedrale alla messa che è stata presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Per Cortone è un momento molto sentito, in quanto chiude le festività pasquali con la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dall'arcivescovo e di solito al termine con la processione per le vie del paese che rientra poi in Cortona. Purtroppo questa sera a causa del maltempo non l'abbiamo potuta fare, ma rimane sempre il significato. Gesù è risorto con questa splendida statua del Fabbrucci che ha fatto non solo questa ma tutti i simulacri che sono usciti per il Venerdì Santo per la solenne Via Crucis. Chiaramente il risorto, quello del risorto, invece viene usato per il volo tradizionale la notte della veglia pasquale per questa processione. Ha un significato molto sentito perché i soliti portantini che hanno accompagnato i simulacri pesanti durante la Via Crucis sono coloro che poi portano il Gesù risorto per le vie del paese. È in qualche modo un segno spirituale, come accompagniamo spiritualmente Gesù nel Golgota, così accompagniamo in maniera spirituale Gesù nella sua risurrezione, cioè lo annunciamo agli altri. Questo vuole essere la processione, non semplicemente un andare fuori, ma un testimoniare la fede.